Un saluto agli amici di Mitico Snake. Allora, stamattina giornata ben soleggiata e non c'è giornata migliore per poter provare le tre fotocamere del mio OnePlus 6. Quindi questo video sarà girato direttamente a 1080p, poi la prova 4K a 60 frame per secondo la girerò un altro giorno, però non nascondo che io stia utilizzando il mio stabilizzatore elettronico. Qui quindi voglio solo vedere la qualità video sia della frontale e sia della fotocamera principale a 1080p. Quindi noi ci vediamo subito dopo la sigla. Allora ragazzi, rieccomi qua di nuovo. Allora, come potete vedere, mi trovo all'interno del veicolo e non mi resta altro che andare a fare colazione, perché credetemi, la colazione è il modo migliore per iniziare la giornata. Allora, miei carissimi amici, sono arrivato sul posto dove fare colazione. Credetemi, questi vlog mi mancavano un pochino, però inizia a far caldo, quindi devo sciogliermi subito il giubbino, ragazzi. Non ce la faccio più, sto cominciando a morire. Mi tolgo il giubbino perché intanto il posto dove fare colazione mi aspetta. Una colazione bella ricca. Ve lo dico, non lo dite a nessuno perché è pubblicità diretta. Ragazzi, sono all'interno, ordine effettuato, adesso devo solo attendere che arrivi. Colazione bella ricca, eh? Allora ragazzi, tutto è arrivato. Muffin, cappuccino, caffè e premuta d'arancia. Io come al solito inizio sempre dal caffè. Adesso ragazzi si inizia a sbranare dal mio preferito per eccellenza, ovvero il muffin al cioccolato, una bomba di caloria. Allora ragazzi, voglio ricordarvi che queste clip le sto girando con la fotocamera frontale del mio OnePlus 6 a 1080p, e mentre vi guardate questa clip io consumo l'ultimo pezzo della colazione, ovvero il cappuccino. Ragazzi, sono uscito dall'interno del negozio, ho consumato la mia ricchissima colazione. Era da un bel po' che non mi facevo una colazione così: muffin, cappuccino, caffè, premuto d'arancia. Beh, più ricca di così non si può, ragazzi, davvero. E intanto ho avuto modo di riascoltare anche le clip che ho registrato precedentemente, sia all'interno sia all'esterno. Ho avuto modo di vedere anche le clip che ho registrato strada facendo. E beh, devo dire che anche l'audio è gestito molto molto bene, quindi credo che dai miei prossimi vlog mi basterà solo il OnePlus 6 e lo stabilizzatore che sto utilizzando in questo momento. Quindi tralasciate la stabilizzazione, perché già ve l'ho detto, se all'inizio sia qua, ho utilizzato il mio stabilizzatore.
Allora ragazzi, beh, credo che questo video io lo finisco qui e posso dare i miei pareri finali per quanto riguarda le videoriprese 1080p dal mio OnePlus 6. Allora, qualità fotografica sia dalle fotocamere principali, dalla fotocamera frontale, ok, nulla da dire. Quindi fotocamera frontale, voglio ricordarvi, videoripresa 1080p da 16 megapixel, la stessa cosa la fotocamera principale 16 più 20 megapixel, quindi 1080p, beh, nulla da dire, posso gestire tranquillamente i miei vlog con questo dispositivo. L'altra cosa che mi è piaciuta è che riescono a gestire molto bene il controsole, come in questo momento sono, beh, ho il sole proprio frontale a me, quindi lo gestisce abbastanza bene. L'altra cosa che mi è piaciuta di queste videoriprese è sicuramente l'audio, perché l'audio, beh, come ben sapete, io prima con il Galaxy Note 3 utilizzavo un microfono esterno, mentre invece con OnePlus 6 credo che il microfono esterno non mi servirà più. L'audio è molto molto buono, non mi posso lamentare, molto alto, abbastanza pulito, chiaro, bilanciato. Quindi videoriprese, audio e gestione del controluce del OnePlus 6, beh, ok, e posso dichiarare OnePlus 6 per vloggare. Adesso ragazzi, veramente questo video finisce qui e come al solito parte l'animazione finale, partita, è la solita animazione che vi ricorda di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, attivare la famosissima campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividere questi video perché aiutano molto il canale. Voglio ricordarvi che sono presente anche su altri social, soprattutto su Instagram, qua in basso @mythicalsnake, là dove passano tutte le novità prima da Instagram e poi arrivano al canale YouTube. E noi come al solito ci vediamo sempre qui domenica mattina alle 11, questa volta lo faccio così perché non posso utilizzare l'altra mano, alle 11 sul mio canale YouTube. Un saluto da Mythical Snake.